telefono. Poi vi rispondo io. Ciao a tutti, eccoci qua, nuovo video Pasquetta, e parliamo, facciamo il resoconto finale della Pivot Shuttle 2021, la bici secondo me definitiva nel mondo e-bike di alta gamma, perché comunque parliamo di una bici da 11.000 euro, full carbon, un modello solo praticamente, top di gamma come montaggio assoluto. Fox 38 Grip 2 DPX 2, migliorata la ciclistica posteriore perché si passa dal 200x51 al 205x55, quindi un pelo più di escursione al carro posteriore, e si sente abbastanza. Freni XTR, quindi freno della Madonna, cambio XTR 12V, cerchioni 1501, però in configurazione pivot, quindi 1535, un peso fa ridere, sembra che pesi 20,7 kg, con una batteria da 726 wattora che è infinita. Purtroppo l'ho venduta e non ho potuto usarla tutto l'anno come avrei voluto, se ne trovano veramente poche. Dovrebbero arrivarne altre 3 taglia M e 3 taglia L, non si sa quando arrivano. Purtroppo il mercato bici è completamente in tilt. L'ho usata 5 uscite, sempre in modalità turbo, quindi boost, e mai finito la batteria. Sono riuscito a fare un giro di 1600 metri di dislivello, lungo, con 35-40 km, e c'avevo ancora il 38% di batteria, sempre in modalità boost. Io peso 73 kg, quindi potete regolarvi anche su vari consumi in relazione al peso. Il telaio full carbon è molto molto reattivo ed è molto sensibile all'impostazione di guida che uno tiene, quindi alzare e abbassare il manubrio veramente si sente molto la differenza. Io ho fatto un paio di prove, alzato, abbassato, mi piace molto di più la guida col manubrio tutto basso. In pedalata, in eco, ho fatto una salitina per provarla, ma poi ero più curioso di provare la durata reale della batteria. Comunque in eco o spenta la bici è pedalabilissima, secondo me è una bici da 3000 metri di dislivello tranquillamente, non si hanno più limiti, bici top. La migliore e-bike fino adesso che ho usato, e ne ho usate tante, è la migliore in assoluto. Pivot Shuttle, ciao!